7 Colletti. Favorevole. 1.80 Andrea Maestri. Favorevole. La ringrazio. Adesso Colletti, sempre relatore di minoranza, prego. 1.1 favorevole, 1.3 favorevole, 1.4 favorevole, 1.5 favorevole, 1.6 favorevole, 1.7 favorevole, 1.80 mi rimetto all'Aula. La ringrazio, il Governo. Grazie Presidente, i pareri del Governo sono conformi a quelli del relatore di maggioranza, grazie. Ringrazio. Bene, allora siamo sull'1.1 Colletti. Colletti, prego. Come ho spiegato durante la relazione di minoranza, noi siamo contrari a questo provvedimento non perché sia necessario, anzi è necessario perché da troppi anni la magistratura onoraria vive una situazione di estrema precarietà. Il problema è come risolvere questa precarietà. La vera questione è che questo provvedimento in realtà va ad istituzionalizzare questa precarietà, rendendo un lavoro, quello del magistrato onorario, accessorio, ma a tempo determinato. La nostra visione è completamente diversa e con i nostri emendamenti è così che la vogliamo esprimere. È una visione per cui coloro che fino ad ora hanno fatto davvero i magistrati onorari quali GOT o VPO insieme a magistrati togati debbano entrare all'interno dell'ufficio del processo quali funzionari pubblici di carriera, di modo da far funzionare veramente questo istituto, questo buon istituto che è l'ufficio del processo. Entrare attraverso non una mera stabilizzazione, ma attraverso dei concorsi pubblici per titoli e per esami, come per qualsiasi altro concorso pubblico. Solo così potremmo avere una giustizia davvero più efficiente, una giustizia corretta e giusta, ma soprattutto una giustizia che tenga conto del lavoro delle persone. Perché dietro ogni magistrato onorario non c'è solo una sigla, ma c'è una persona che lavora, che ha diritto alla previdenza, che ha diritto all'assistenza, che ha diritto alla malattia. Colleghi, il tono della voce, per favore. E che ha diritto alla gravidanza. Tutto questo non è previsto dalla vecchia legislazione né dalla nuova legislazione ed è per questo che chiedo il parere favorevole sia al relatore di maggioranza che al Governo, il voto favorevole. Grazie. Collega Turco. Grazie Presidente. Come componente Alternativa Libera Possibile abbiamo appena 5 minuti di tempo per poter discutere gli emendamenti, comprensivi anche della dichiarazione finale di voto che farà il collega Maestri, quindi io interverrò veramente poco. No, quella viene consentita, giusto per darle un'informazione, quella viene consentita al di là dei tempi, quindi quei tempi lì sono preservati al di là di quanto impegnerà lei nella discussione. Prego. Grazie. E al di là di questo siamo evidentemente di fronte a un provvedimento blindato, nel senso che già in Commissione Giustizia sono stati presentati molti emendamenti e tutti quanti hanno avuto da parte del relatore di maggioranza e da parte del Governo un